Buonasera amici dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Prima di cominciare con l'argomento di questa sera, vogliamo rispondere ad alcune domande che ci avete posto. Anzitutto, alcuni ci hanno chiesto, ma è un programma di storia delle birre? Capisco che effettivamente, visto l'argomento della precedente puntata e visto il nome di questo format, è abbastanza comprensibile come supposizione, ma no, noi ci occupiamo di storia tout court, storia generale. Ovviamente non siamo una trasmissione di stampo accademico, non vogliamo certamente rubare il lavoro all'università, noi semplicemente sediamo qui con degli amici bevendo una birra raccontando storie. Dunque, l'argomento di questa sera è un argomento che magari alcuni hanno già sentito dire, sentito nominare grazie a quelle bestiacce dei neoborbonici, la Marina Militare Napoletana. Ah, io a mio padre hanno regalato una copia del decreto della Marina Militare Napoletana. Ah sì? Quello del Facite Ammuina. Ah, ecco. Allora, tu forse Antonio non sai che questa è una delle leggende nere che marchiano la Marina Napoletana, ovvero quello del far finta di lavorare. Questo significa effettivamente Facite Ammuina. Ma in verità la Marina Napoletana ha conseguito diversi primati e ha svolto missioni anche molto lontano dalle coste patrie, dal Golfo Partenopeo. Ed è esattamente da queste che partiremo questa sera, perché la Marina Napoletana ha navigato anche nell'Oceano Atlantico. Forse molti di voi non lo sapevano. È proprio per questo, perché noi vogliamo dissetarci, noi di birra, voi di sapere, che diciamo prosit e godiamoci la storia di questa sera. Il 30 maggio del 1843, Teresa Cristina di Borbone, sorella del re di Napoli Ferdinando II, andò in sposa per procura a Don Pedro II di Braganza, imperatore del Brasile. Una squadra navale delle due Sicilie ebbe allora l'incarico di scortare la principessa napoletana nella sua nuova patria americana. Della squadra facevano parte quattro navi, il vascello di linea Vesuvio, da 84 cannoni, le fregate Partenope, Amalia e Isabella. Il comando della divisione navale fu affidato al capitano di vascello Raffaele De Cosa, imbarcatosi sul Vesuvio. La Partenope era comandata dal capitano di fregata Lucio Di Palma, mentre le fregate Amalia e Isabella erano al comando, rispettivamente, del capitano di fregata Luigi Jauc e del capitano di fregata Gabriele De Simone. Sull'Amalia, col grado di tenente di vascello, era imbarcato anche uno dei fratelli di Ferdinando II, il principe Luigi di Borbone, conte d'Aquila. Ad accompagnare la nuova imperatrice, poi, era giunta a Napoli, quale scorta d'onore, una squadra navale brasiliana, composta dalla fregata Constituição e dalle corvette Dois de Julio ed Euterpe. Le due squadre navali lasciarono il porto di Napoli, alla volta di Rio de Janeiro, il 1 luglio del 1843, salutate dalle altre imbarcazioni presenti nel porto e dallo stesso re Ferdinando II. Quegli uomini ancora non lo sapevano, ma avrebbero rivisto le coste partenopee solo dopo 5 mesi e 25 giorni, dopo aver trascorso ben 140 giorni in navigazione. Il 15 luglio le navi napoletane e brasiliane passarono per Gibilterra, dirigendosi verso l'equatore, linea che fu oltrepassata la sera del 17 agosto. Era la prima volta che navi da guerra napoletane giungevano nell'altro emisfero, e per festeggiare lo storico evento, il De Cosa fece inalberare il vessillo brasiliano, salutato con 21 colpi di cannone, cui seguì un pranzo di gala a bordo della Constituição, cui parteciparono lo stesso De Cosa e Luigi di Borbone. La navigazione sarebbe proseguita senza problemi se a turbarla non fosse capitato il tragico incidente nel quale un marinaio, Pasquale Balsamo, perse la vita cadendo da un pennone della fregata Isabella. Tuttavia, nonostante ciò, il viaggio proseguì senza intoppi finché, come dice lo stesso De Cosa, dopo 37 giorni che scorsero fuori della vista di terra, il 2 settembre scoprimmo la costa d'America e quindi il Capo Frio, donde si dirige per la baia di Rio de Janeiro. Lo spettacolo che si presentò agli occhi dei marinai napoletani viene ben descritto dallo stesso De Cosa. Era veramente sorprendente lo spettacolo che in quel momento presentava la baia di Rio.
Tutto spirava ilarità e lusso. Magnifico era il colpo d'occhio per il gran numero di bastimenti di tutte le nazioni che festeggiavano quel lieto giorno. Dopo aver partecipato alla cerimonia nuziale e aver dato disposizioni per le riparazioni e gli approvvigionamenti necessari alle sue navi, il barone De Cosa pensò bene di darsi al turismo, come chiunque farebbe in una simile occasione. Se ad oggi un viaggio in Brasile è per molti di noi un sogno che potrebbe forse capitare una volta nella vita, figuratevi al tempo. Tuttavia, il De Cosa non si limitò solo a fare il turista. Nei suoi giri si accorse presto delle potenzialità economiche che quella immensa nazione poteva offrire. I soli generi da potersi asportare sono cuoi, zucchero, caffè, legname per mobili ed una specie di acquavite che si estrae dalle canne di zucchero, mentre che da ciò che udì in quella piazza medesima, dal Regno delle Due Sicilie, si potrebbe immettere vini, oli, acquavite, grani o farina, paste lavorate, fieno, manna, seta lavorata, pelli colorate e frutti secchi. Dopo circa un mese e mezzo di permanenza nella capitale brasiliana, la squadra napoletana si apprestò a ripartire e il 15 ottobre salpò la volta del Mediterraneo, riattraversando nuovamente l'equatore il 27. Dopo essere passate al largo delle isole di Capo Verde il 6 novembre, l'11 le navi giunsero in vista delle Canarie, ma a causa di venti contrari furono spinte nuovamente a nord-ovest, verso le Azzorre, e solo il 18 novembre fu possibile scorgere Flores, l'isola più settentrionale dell'arcipelago. Fu questo il periodo più duro di tutto il lungo viaggio di ritorno, durante il quale i marinai napoletani dovettero fare i conti anche con la scarsità dei viveri. Gran parte della carne salata caricata a Napoli, infatti, dovette essere gettata in mare perché avariata, e sorte non migliore toccò alle galline che, imbarcate vive a Rio, erano già quasi tutte morte pochi giorni dopo l'attraversamento dell'equatore. Per giunta, anche durante il ritorno, un secondo incidente a bordo della fregata Isabella costò la vita ad un altro marinaio, che cadde in mare e non fu più ritrovato. Ad ogni modo, il 2 dicembre la squadra napoletana passò per Gibilterra, rientrando finalmente nel Mediterraneo. Tuttavia, la lunga avventura non era ancora finita, perché a causa del tempo avverso ed inattese bonacce, dovettero passare ancora più di 3 settimane prima che gli equipaggi napoletani potessero rimettere piede sul suolo patrio e il De Cosa potesse scrivere nel suo diario. Dopo 85 giorni di navigazione, senza avere un porto toccare, la divisione dei reali legni di Sua Maestà, composta da questo real vascello e dalle 3 fregate Partenope, Amalia e Isabella, ha felicemente preso questo ancoraggio alle 2:30 di questo stesso giorno. Le navi del Regno Borbonico tornarono in Brasile altre 2 volte nel 1844. Il 22 febbraio ripartì alla volta della capitale brasiliana la fregata Amalia, comandata dal già incontrato Luigi Jauch, per accompagnare Luigi di Borbone ad incontrare la sua sposa, Maria Joanuaria, sorella di Don Pedro II, rientrando a Napoli il 12 agosto, dopo appena, si fa per dire, 82 giorni di navigazione. Più interessante è però il viaggio della fregata Urania, comandata dal capitano Giovan Battista Lettieri, che salpò da Castellammare di Stabia il 19 agosto 1844 per una campagna di istruzione con gli allievi dell'Accademia di Marina. Fermatasi a Gibilterra dal 26 agosto al 7 settembre e a Santa Cruz de Tenerife dal 14 al 16 settembre, riprese il suo viaggio verso l'America. Passato l'equatore il 14 ottobre, giunse a Pernambuco il 23 ottobre dopo 36 giorni di navigazione oceanica ed infine a Rio de Janeiro il 3 novembre. Questa volta però, invece di ritornare in patria, la fregata proseguì il suo viaggio verso Montevideo, dove arrivò il 10 gennaio 1845. Da qui ripartì il 15 gennaio, toccando l'isola di Sant'Elena il 21 di febbraio e giungendo a New York il 26 aprile, dove rimase sino al 31 di maggio, per poi arrivare a Boston, dove rimase dal 5 al 12 giugno. Nel suo lungo viaggio di ritorno, rilevò le coste dell'Irlanda ed entrò nel canale della Manica in luglio, dove tra i mesi di luglio e settembre visitò i porti di Calais, Antwerpen, Flessingen, Deal, Portsmouth, Plymouth e Brest, dove sostò per alcuni lavori di riparazione. Rientrata finalmente nelle acque del Mediterraneo, l'Urania si fermò a Cartagena dal 7 al 15 novembre, a Tolone dal 19 al 30, a Zante e Navarino dal 5 all'11 gennaio 1846, a Messina ed infine, dopo un anno e mezzo dalla partenza,
rientrò a Napoli il 28 febbraio 1846, accolta da re Ferdinando II in persona. Il viaggio dell'Urania è stato una delle più lunghe e importanti campagne oceaniche mai compiute da navi italiane. E dunque, caro amico mio, che te ne pare di questa storia? No, è veramente interessante. Non pensavo poi che la marina napoletana potesse arrivare in mari dove di solito, non lo so, vediamo solo la marina inglese o... Esatto, esatto, perché in effetti molti ignorano le vicende, la storia delle marine italiane, non solo della Regia Marina che è seguita dopo l'unificazione, ma anche proprio delle marine precedenti. Poi parleremo di altre storie di marine preunitarie, non vi preoccupate, perché ce ne sono di molto interessanti, forse anche più di questa. Se queste storie vi hanno incuriosito, posso consigliarvi alcuni libri. Il primo è proprio il diario di viaggio 1844-46 del capitano Ruggero Vitaliano. Lo trovate tranquillamente su internet, si vende, e si intitola Storia di una crociera a distruzione in altri tempi. Se invece volete qualche informazione più generale sulla storia della marina napoletana tout court, vi posso consigliare un libro recentissimo di Formicole Romano, che è stato edito dall'Ufficio Storico della Marina Militare, chiamato Storia della Marina da Guerra dei Borbone di Napoli. L'altro libro che invece vi consiglio si chiama Storia della Marina Militare delle Due Sicilie, scritto da Lamberto Radogna. Detto questo, è veramente tutto, cari amici. Noi ci sentiamo e ci rivediamo il mese prossimo. Continueremo a bere ancora. Alla salute! Yeah.